Abbiamo capito quindi che la Posidonia spiaggiata e le sue banchette sono una risorsa inestimabile. Cerchiamo di capire insieme cos'è una spiaggia ecologica. Ebbene, la parola ecologica vi dovrebbe far pensare a qualcosa di naturale. E in effetti così è, nella spiaggia ecologica convivono in perfetta armonia gli elementi naturali, quali conchiglie, legnetti, foglie di posidonia, con elementi antropici, cioè noi esseri umani che amiamo usufruire delle spiagge nel periodo balneare. Nella spiaggia ecologica viene garantita l'integrità e la funzionalità della spiaggia. Rappresenta un ecosistema sociale, un ecosistema di cui l'uomo fa parte. Nella spiaggia ecologica, la posidonia spiaggiata viene lasciata sulla spiaggia, così da garantire la conservazione della biocenosi marina e l'equilibrio morfodinamico dei litorali. Perché fare un picnic sopra le foglie di un bosco sembra normale e invece risulta strano sdraiarsi con un asciugamano sopra le foglie di posidonia? Perché ci fa paura quello che non conosciamo. Una volta che abbiamo imparato a conoscere chi è Posidonia oceanica, la sua importanza, la sua unicità, avremo voglia di condividere con lei le spiagge, di giocare con lei, di utilizzarla come un comodo e morbido materasso su cui mettere il nostro asciugamano e prendere il sole. Non solo, oggi è anche possibile utilizzare Posidonia spiaggiata per abbellire i nostri stabilimenti. Gli stabilimenti balneari che hanno notevoli accumuli di posidonia spiaggiata oggi hanno la possibilità di diventare spiagge ecologiche. Possono infatti, grazie ad un brevetto Enea, sostituire i loro arredi non biocompatibili, per esempio dei cuscini sintetici riempiti di materiale non biodegradabile, con imbottiture naturali riempite di foglie di posidonia raccolte dalle spiagge. Le foglie di posidonia utilizzate per riempire gli imbottiti saranno poi ricollocate sulla spiaggia al termine della stagione estiva. Così possono ancora svolgere la loro funzione di barriera antierosiva fino all'avvio della successiva stagione turistica. Noi tutti siamo ospiti della spiaggia e dobbiamo prendercene cura. Quindi, cosa possiamo fare? 1. La presenza della posidonia in spiaggia è del tutto naturale, non è un rifiuto da rimuovere ma è una risorsa. 2. La sabbia, i ciottoli, le conchiglie sono parte della spiaggia, non portiamoli via. 3. Evitiamo di calpestare le dune e utilizziamo le passerelle e i sentieri. 4. Non raccogliamo e non danneggiamo piante e fiori presenti sulle spiagge. 5. Limitiamo i rifiuti, prediligendo materiali riciclabili, non abbandoniamo le spiagge in mare. 6. Gettiamo l'ancora negli spazi consentiti e mai sulle praterie di posidonia oceanica. Quindi, che cosa abbiamo capito? Che la spiaggia ecologica è un modello di gestione che conviene a tutti. Agli ambienti costieri, per il ruolo chiave delle banchette. Ai cittadini, perché possono godere di una spiaggia più naturale ma allo stesso tempo attrezzata. Ai gestori balneari e alle amministrazioni per la riduzione dei costi di pulizia degli arenili e l'aumento dell'attrattiva turistica.